Bene ragazzi, oggi video on the road perché non ho il tempo materiale, ho un sacco di chilometri da fare per tornare verso casa, ne ho più di 100 e quindi non ho il tempo di farmi 5 minuti, altrimenti arrivo che è notte. Però ci facciamo compagnia in questo tragitto, andrò comunque piano, tranquillo, giusto per fare delle chiacchiere. Se vado forte sente troppo il rumore della macchina, anzi già penso che senta così, però non accentuiamo la cosa. Ebbene sì, anche se sono uomo riesco a fare due o tre cose insieme, ci riesco, è vero. Mi raccomando, per chi ancora non avesse fatto e mi segue, e se vi piacciono i contenuti rossoneri della AC Milan, qui sopra c'è un iscriviti al canale, vi iscrivete qui sopra, qui sotto in basso anche se non sbaglio, vi iscrivete al canale, attiviamo la campanellina che è importante, e per tutti lasciamo un bel pollicione in su, che fa sempre bene e aiuta a far conoscere il canale ACM Style. Detto questo, un paio di giorni fa è uscita un'intervista di Walter Sabatini che ha destato tantissimo scalpore, tantissimo malumore soprattutto fra i tifosi rossoneri. Questa intervista è uscita sulla Gazzetta, no? Walter Sabatini, l'ex DS, penso che lo conoscete un po' tutti, no? È subito stato additato, tacciato di dire fesserie. Insomma, io onestamente sono d'accordo sul 90% circa di quello che dice Sabatini, perché non dice cazzate, non dice sciocchezze. Su una cosa sola magari posso non essere d'accordo, ma perché non può avere la palla di cristallo, perché va bene che nel mondo dei DS, va bene nel mondo del calcio, però dire che lui ha già il nome del post Pioli, che sarà sicuramente un post Pioli perché dice che se andrà a giugno, ed è Luis Enrique, non lo so, posso avere anche dei dubbi in merito, che sappia già chi è il nome, ho dei seri dubbi. Poi vabbè, tutto può succedere, attenzione, perché poi parte il Totonomi, è già partito il Totonomi da diverso tempo. Però dice tante cose giuste, dice esattamente che il Milan non si è premunito con un post che sì, non ha preso nessuno, che l'andamento del campionato è sicuramente pessimo, che Charles de Cattelar, il rendimento è come quello di Daniel Maldini. Questo è quello che ha fatto più scalpore di tutti, che Charles de Cattelar è come Daniel Maldini. Volete dire il contrario? Volete dire che le prestazioni di Charles de Cattelar sono superiori, per paradosso, quelle di Daniel Maldini? Cioè non ha fatto molto di più Charles de Cattelar, bisogna ammetterlo, signore, fino adesso è stato un flop terribile. Tanto è vero che adesso vi parlerò anche delle valutazioni, che sono scese, ma parecchio. Però quello che mi premeva a parlarvi è anche della primavera, nel senso che, collego, la primavera è la prima squadra. La primavera è la prima squadra, perché non utilizzare giocatori la primavera? La primavera in questo momento in campionato sta facendo un po' pena, e in Youth League sta andando molto bene, tanto è vero che nelle Final Four è tra le prime quattro, esattamente come il Milan dei Grandi, eh? Campionato facciamo cagare e in Champions League andiamo bene, no? Perché? Perché, visto che ci sono degli elementi importanti, dei giocatori molto validi, diventare pazzi per trovare in giro qualcosa da prendere quando abbiamo elementi validissimi, secondo me, che andrebbero quantomeno testati, quantomeno provati in prima squadra? Perché non stiamo parlando di ragazzini di 15 anni, il 15enne ce l'abbiamo il fenomeno, e si chiama Camarda è un fenomeno, speriamo che rimanga tale, perché uno che ha fatto più di 500 gol a 15 anni è un fenomeno. Poi da qui a chi si trasforma positivamente in un ottimo giocatore vediamo, intanto ce lo coccoliamo e ce lo teniamo stretto Camardino. Ma torniamo nella primavera. La primavera ha elementi come Chaka Traoré, che è un 2004, che è un attaccante esterno. Poi c'è anche Filippo Scotti, che è lo stesso anno e la stessa posizione di Chaka Traoré. Poi c'è Ugo Cuenca è un fantasista, classe 2005. Stalmach, un centrocampista 2005, altro elemento validissimo. Poi Simic, che è un difensore centrale 2005, e Bakunin, che è un terzino destro, classe 2006. Sembra che stiamo parlando chissà di quale annate, no? Chissà di quanto sono piccoli. Ma se voi pensate a Chaka Traoré ha praticamente un 2004, a 19 anni. Cioè, ragazzi, a 19 anni all'estero hanno già fatto 2-3 anni di prima squadra. Io non capisco veramente questa ostentazione, poi voglio sapere anche voi cosa ne pensate, di non voler provare questi giocatori. Comunque, che bene, è vero, stanno facendo male in campionato, ma stanno facendo grandi cose, vuol dire che la motivazione li trasforma questi ragazzi. Cazzo, essere preso in prima squadra vuoi che non ti motiva?
Vuoi che un Chaka Traoré possa fare peggio di un Messias, un Salim Akers? Siamo sempre lì, siamo sempre lì. Giustamente voi risponderete, ma se Pioli non fa giocare un Adli, se non fa giocare, se non fa giocatore, se giocare i giovani che ha preso, figurati si fa giocare un Primavera. E questo è un limite, questo è un limite evidente, ma non è solo di Pioli, non è solo del Milan, è un limite evidente delle squadre italiane, tranne la Juve e qualcun altro che i gatti e i fagioli se li porta in prima squadra tranquillamente. Però gli altri, la mentalità ancora non è cambiata, tantomeno quella del Milan. Quindi io mi auspico, vi chiedo anche a voi, è un po' una provocazione, perché non provare questi in Primavera? Perché non provare a risparmiare qualche soldo non investendole, utilizzando un giocatore della Primavera? Cioè, io veramente, una Primavera che ha buttato fuori il 2-0 all'Atletico Madrid, cioè roba da matti, ragazzi, roba da matti. E parlando di valutazioni, prima di arrivare all'argomento principe, Tomori che valeva 50 milioni, signori, ora ne vale scarsi 30. Leao 100 milioni, siamo scesi più o meno a una valutazione di 70 milioni, 60-70 milioni. CDK, comprato con tutti gli annessi e connessi a 35, ora 25 è grasso, che cola. Adli, 10 milioni, 5, ti stanno regalando anche la busta della spesa. Cioè, questo è quello a cui siamo arrivati. Una svalutazione incredibile dei giocatori del Milan, dovuto ovviamente, anche alle prestazioni negative, non per tutti, per alcuni a tratti negative, per alcuni come Adli utilizzato poco, CDK un fantasma, Tomori purtroppo ha fatto, sta facendo quello che sta facendo, e Leao lo sapete, quindi è chiaro che dobbiamo subire anche questa cosa, oltre al danno la beffa, oltre a fare male in campionato dobbiamo subire anche una svalutazione dei giocatori. In questo momento, per dire, non ti puoi permettere di vendere un CDK perché ci smeni lo smenarci. Già devi ammortizzare il costo, in più ti darebbero 10 milioni in meno di quello che l'hai preso, capite che diventa un po' difficoltoso. È per quello che dedicarsi con la testa solo alla Champions League non porta nulla di positivo. Bisogna concentrarsi un po' su tutto, essere squadra un po' su tutto quello che riguarda l'aspetto calcistico completo, no? Invece qua pare che il Milan abbia dedicato anima e corpo solo alla Champions League. Per tradizione il Milan trascura il campionato e si dedica alla Champions League, ma non va bene, perché vi riporto l'esempio del Napoli, che ha 20 punti sopra di tutti, fa bene in campionato, fa bene in Champions League, è inutile che ve la racconto. Detto ciò, domani il Cardinale sarà a Milano, e attenzione, perché non verrà giù solo per lo stadio, verrà soprattutto per parlare anche dell'andamento della squadra, per parlare con Maldini e tutti i dirigenti, perché le cose non vanno come si aspetta. E ha le idee chiare che il Cardinale su quello che vuole fare, riconfermerà i paletti che ha messo e rimetterà in discussione tutti se a giugno non sarà centrato l'obiettivo minimo, e questo è un dato di fatto. E si occuperà anche personalmente, credo, a quanto mi è stato detto in maniera definitiva, del discorso Leao, quindi un in o un out, Leao in o Leao out, questo è quello che farà Cardinale Milano, oltre a occuparsi del nuovo stadio, perché viene giù per quello, perché ieri è scaduto il famoso tempo che si è preso col sindaco e con l'Inter per prendere una decisione, viene giù con un giorno di ritardo per mettere le cose in chiaro. La Maura si sta facendo difficile, nonostante sia la scelta prioritaria di Redbird, di Cardinale, ma i residenti fanno muro e promettono scioperi, quindi renderebbero la stazione più complicata. Ora Cardinale scende giù per dire: mi sono rotto le palle di La Maura, sindaco di Sesto, mettiamoci d'accordo e facciamolo. Questo è quel motivo per cui viene giù. Insomma, società, problemi all'interno della squadra, rinnovo di Leao e discorso area costruttiva per lo stadio. E speriamo che si risolva qualcosa e che a breve ci faranno sapere qualcosa anche a noi tifosi, perché sapete che la comunicazione rasenta quasi lo zero. Ragazzi, io intanto vi auguro buona giornata, noi come sempre ci sentiamo domani, sempre comunque Forza Milan, e addio!